Buongiorno, colazione di oggi. Ho fatto un mega pancake orribile, ma molto buono, con farina d'avena, un po' di cacao amaro, una banana e poi sopra la marmellata alle albicocche e un pochino di crema al cioccolato bianco. Oggi è la mia ricarica, quindi mangio un pochino più di carbo. Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Io sono Alice, Alice Vetturi. E oggi, oh mio Dio, oggi è il giorno che finalmente, dopo 3 mesi praticamente, torno in palestra. Finalmente in Lombardia hanno aperto. Alcune palestre hanno aperto già dal 1 giugno. Oggi è il 3 giugno e la mia palestra ovviamente è rimasta chiusa l'altro ieri e ieri che era festa. Oggi riapre e non vedo l'ora di andare. Mi devo munire di mascherina e tutto quanto, ma oh mio Dio, sono super 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 emozionata. Adesso sono le 9:20, mi sono preparata tutto quanto. Penso che registrerò il mio podcast perché oggi è mercoledì e ogni mercoledì registro l'episodio del podcast. Se non volete perdervelo, vi lascio il link qui sotto con il mio podcast e tutti gli episodi. E oppure se non volete ascoltarlo su Spreaker, basta che cerchiate su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, qualunque cosa utilizziate. Guida Galattica per Arcieri Prudenti, che è il nome del mio show, del mio podcast. E se volete ascoltarlo, fatemi sapere magari nei commenti perché io ci tengo veramente, veramente tantissimo. Comunque, adesso mi metto all'opera, registro il podcast e poi mi preparo. Oh, poi si torna in palestra. Tra l'altro, per l'occasione che torno in palestra e ricomincio a fare gli stacchi sumo, sono troppo troppo contenta perché avevo ricominciato a farli. Oh, che ansia che c'è! Avevo ricominciato a farli all'inizio di un nuovo programma di allenamento che è stato tipo, l'avevo iniziato a febbraio, quindi ho detto che bello, inizio di nuovo gli stacchi sumo, che era fondamentalmente un anno che non facevo più perché mi ero concentrata più che altro sugli stacchi RDL, quindi stacchi rumeni, stacchi a gambe semitese più o meno, e mi stavo concentrando su quelli, quindi fondamentalmente per un anno non ho più fatto stacchi sumo. Avevo ricominciato a introdurli e poi neanche tempo 2 settimane e è arrivata questa pandemia, quindi niente stacchi sumo per me, ma adesso si ricomincia e per l'occasione, per celebrare l'occasione, ho le nuove fascette. Queste qua sono le fascette che uso per fare stacchi. Quando in generale devo prendere i manubri, tipo anche per fare gli affondi bulgari, per fare anche la lat machine, il pull, il rematore, qualsiasi cosa che richieda un minimo di presa in più di gancio, ho queste fascette che sono fantastiche. Vi lascio sempre il link qui sotto di Amazon. Le prendo su Amazon, le uso fondamentalmente da 4 anni ormai e mi trovo benissimo perché mi aiutano un sacco a non dover fare presa con la mano, utilizzare l'avambraccio, che lo uso già abbastanza ad arrampicare, infatti, guardate. E posso concentrarmi completamente sul movimento utilizzando gambe oppure dorso, a seconda di quello che sto facendo. Quindi comunque, fascette nuove, ora registro il podcast e poi si va. E poi si va in palestra. Eccomi, sono nello spogliatoio, ho finito di allenarmi, non c'è nessuno, ero l'unica in palestra. Perché bisogna tenere la mascherina quando ovviamente si va in giro e quando si è a distanza di meno di 2 metri dagli altri, ma quando si fanno gli esercizi così, quando si è nella propria postazione, si può fare senza mascherina, l'importante è dopo disinfettare tutto quanto. E poi ci sono tipo dei turni, cioè praticamente bisogna prenotarsi, almeno nella mia palestra, con un'app, ci si prenota per la fascia oraria. L'allenamento è di 1 ora e 20, perché poi servono 10 minuti per sanificare tutto quanto e far andare il secondo turno. Però direi che comunque ci ho impiegato 1 ora 54 minuti, quindi fantastico. Allenamento è andata alla grande, mi sono allenata comunque in buffer, quindi con RP, RPE, scala, tipo la scala dello sforzo percepito, circa 6-7, quindi su una scala da 1 a 10, dove 10 è il massimo dello sforzo in assoluto, mi sono allenata circa su un 6-7, quindi comunque con pesi minori. Ho fatto anche un pochino meno serie, in modo da prendere pian piano e poi settimana prossima si riparte alla grande. Ma magari pian piano porterò anche più allenamenti, vedo adesso se posso portare la fotocamerina e registrerò anche qualcosina. Niente, sono troppo troppo contenta. Voi siete tornati in palestra, magari fatemi sapere nei commenti così almeno. Allora, per pranzo, come post allenamento, gallette di mais, salmone selvaggio, che è per questo che è così scuro, è buonissimo, e poi un po' di asparagi. Allora, mi sono messa all'opera a studiare fisiologia, quindi
cui c'è il librone. E nel frattempo faccio merenda, ho fatto il porridge freddo, solito porridge, solito della ricetta di sempre. Adesso ho fatto con un po' di fiocchi d'avena, cacao e un po' di albume, acqua, microonde, però l'ho lasciato dopo pranzo tipo 2-3 ore nel frigo. E tada, questa è la mia merenda, mentre viene tipo un budino. Ciao ragazzi, oggi è il giorno seguente, sono fuori, come potete vedere, e ho la coperta con le maniche. Tada! Perché in salotto c'è mia sorella che sta ripetendo giurisprudenza, diritto pubblico, credo, o commerciale, non mi ricordo più. L'altra mia sorella studia sopra, sta studiando odontoiatria. Qui ci sono io che studio fisiologia. Che bello, una famiglia di studiose. Però fa freddo, quindi mi sono messa... Ho la mia borraccia d'acqua di Bulk Powders, come sempre. Così, il mio obiettivo è bere due bottiglie, due borracce di questa la mattina e due il pomeriggio almeno, più la mia tisana, così almeno rimango super idratata. Ho fatto una pausa, ho bevuto un caffè, adesso sono le 9:30, sono a studiare da circa un'oretta abbondante. Mi rimetto all'opera e poi dopo vado in palestra. Buongiorno ragazzi, aiuto, sono le 7, oggi è domenica, caffè e vado a far cardio. Buongiorno ragazzi, sto per andare in palestra e ho pensato di registrare l'allenamento, quindi portare anche un video dell'allenamento, visto che è un pochino che adesso sono ritornata e non vedo l'ora. Ah, che bello, non vedo l'ora di portare un pochino più di contenuti anche di allenamenti in palestra. Spero di riuscire. Le altre volte che sono andata c'ero soltanto io e una volta altre due ragazze, quindi eravamo in tre in palestra, quindi non penso di avere problemi a registrare, però comunque vediamo, spero di riuscire. E un piccolo aggiornamento, mi sto allenando ancora 4 volte a settimana, ma mentre prima facevo una suddivisione upper lower, quindi upper body, lower body, riposo, upper body, lower body, quindi parti alta gambe, adesso invece faccio 4 full body, quindi 4 allenamenti in cui alleno tutto il corpo. Ovviamente alleno magari distretti diversi o con volume e intensità diversa, però comunque più o meno vado a toccare tutti i muscoli, perciò sono super esaltata, non vedo l'ora di registrare anche questo allenamento per voi, anche per farvi vedere qualcosina di diverso. Quindi adesso andiamo, che sono le 8:55, ho prenotato con l'app alle 9 perché dalla mia palestra bisogna prenotare e basta, ci vediamo dopo. Tra l'altro volevo farvi vedere lo schifo che c'è nella mia macchina, perché praticamente ieri io e mio cugino siamo andati ad arrampicare e siamo andati in questa palestra di roccia dove ci sono tantissime vie con diversi gradi per arrampicare. Siamo arrivati che c'era bellissimo, un bellissimo tempo e c'era soltanto il 10% di probabilità di pioggia, quindi ho detto boh. E allora ho fatto una via io per riscaldarmi, ne ha fatta una lui, è arrivato su in cima che ha messo la corda in catena, quando si mette la corda in catena per poi calarsi ha cominciato a gocciolare, tempo che è sceso, ha tolto tutti i rinvii, abbiamo messo via la corda, così ha cominciato a piovere di brutto, cioè proprio ci siamo lavati con i capelli fradici come se avessi fatto una doccia, tutto bagnato, e poi ovviamente siamo corsi giù dal bosco e... La mia macchina è così, adesso mi sa che appena, oggi c'è un tempo schifoso, però appena c'è bel tempo do una pulita a tutto quanto perché... Comunque niente, adesso vado in palestra, ci vediamo dopo.
ragazzi, buongiorno. Allora, mi dispiace un sacco, ma questi giorni sono stata un pochino assente, nel senso che non ho vloggato moltissimo perché sto studiando un sacco per la sessione. Ho avuto già due esami e adesso ne ho tantissimi da fare, quindi letteralmente le mie giornate sono: mi sveglio, faccio la mia morning routine e tutto quanto, studio, poi eventualmente vado in palestra o faccio rest, studio, lavoro e poi vado a dormire. Quindi non è niente di super interessante, però comunque continuerò a vloggare. Magari potrei fare un altro Q&A se vi va. Perciò se avete qualche domanda magari che vorreste farmi, qualcosa che, non lo so, che vorreste sapere di me, fatemi sapere nei commenti. Anche domande divertenti, nel senso domande non per forza relative al fitness. Cioè, per carità, se volete anche sul fitness sì, però anche domande, non so, più divertenti, più personali, riferite a me. In modo che se volete conoscermi un pochino di più potremmo fare un video Q&A più avanti, così almeno registro anche quello. E niente, per fortuna è uscito il sole, guardate che bel cielo, bellissimo. Fino a ieri c'era tipo il diluvio universale. Il rientro in palestra è andato bene, sono distrutta, nel senso che mi fanno malissimo le spalle, i deltoidi anteriori, la parte alta del petto per aver fatto le spinte su panca inclinata, mi fa malissimo il dorso per la lat machine, sono i glutei, mi fa male tutto, aiuto. Però ecco, sono sono super contenta di essere tornata in palestra. Fatemi sapere nei commenti se voi siete tornati invece, com'è un po' la situazione da voi. E basta, quindi penso che chiuderò questo vlog qui. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettetemi un mi piace e vi dico che adesso sono a ufficialmente 15 settimane circa dalla mia gara. Penso che abbiate capito quando è, però in realtà è a settembre. Quindi mancano 3 mesi, 15 settimane, 3 mesi e mezzo più o meno. Oddio, si sta avvicinando, non vedo l'ora di portarvi nella preparazione sempre più in profondità, nel senso adesso inizia a diventare divertente, quindi non vedo l'ora. Adesso però mi rimetto a studiare, che sono stanca. Ci vediamo al prossimo video.